potete usare i soldi del MES perché non li avete chiesti, perché avete il vostro principale alleato, diciamo, il principale azionista del vostro governo, i 5 Stelle, che sono fermamente contrari al MES, a meno che nelle ultime ore non stiano cambiando idea. No, però vorrei E questa è rispondere. una questione. E la seconda questione che sta ponendo, che ha posto sia Stefano Feltri che Cristina Comencini, è che l'impressione di una grossa parte dell'opinione pubblica è che voi siate arrivati troppo impreparati alla seconda ondata, perché avevate detto che avreste raddoppiato le terapie intensive e sono state aumentate del 25%, per esempio. Oggi l'Associazione dei Medici Generalisti dice che se i tamponi vengono fatti a questi ritmi, tra un mese rischiano di avere problemi di approvvigionamento. Quindi, insomma, tutta una serie di manchevolezze che non dovevano starci sapendo esattamente che cosa avremmo dovuto fare. Guardi, noi siamo stati accusati di essere impreparati anche rispetto alla prima ondata, che abbiamo gestito, io credo, questo sotto gli occhi di tutti, anche dei cittadini italiani, nella maniera più corretta possibile. Errori saranno stati commessi, ma diciamo tutto sommato ce la siamo cavata, non solo il governo, ma soprattutto i cittadini italiani. E il passaggio di queste ore è esattamente questo: ritrovare quella assunzione di responsabilità comune tra governi e cittadini per affrontare la seconda ondata. Anche qui lei dice non siamo preparati. Io le dico che l'Italia non era preparata per lungo tempo. Noi siamo stati il governo, a proposito degli investimenti in sanità, che nell'arco di pochi mesi ha fatto più investimenti di quelli che c'erano stati negli ultimi 15 anni. Perché non Noi abbiamo, prendete i 36 guardi, miliardi del MES che potete avere noi subito? abbiamo impegnato in questi mesi 10 miliardi nel sistema sanitario nazionale e ne impegneremo ancora di più. E nel caso in cui sarà necessario, a mio avviso, va utilizzata anche quella linea di credito del MES, che è una linea di credito molto Ma conveniente, dovete convincere i 5 per Stelle. continuare a potenziare il sistema sanitario nazionale. Bisognerà convincere il Parlamento, che ha l'ultima parola, e purtroppo, diciamo, bisogna fare sempre i conti, e per fortuna, anzi, con i rapporti di forza che ci sono in Parlamento. Ma anche lì io credo che possa prevalere il buon senso. Il MES è uno strumento che va inquadrato nella complessità degli strumenti che sta mettendo a disposizione l'Unione Europea. Detto questo, però, siccome diciamo qui c'è un tema che riguarda la salute dei cittadini, andiamo con ordine. I tamponi noi li stiamo recuperando sul mercato, abbiamo consentito finalmente e ricevuto dal CTS l'autorizzazione a utilizzare anche i tamponi rapidi, e questo risolverà il tema dei tamponi. Le terapie intensive noi le abbiamo già portate durante la prima ondata Mancano a sempre oltre, 20.000 no, infermieri guardi, per fare tutti questi tamponi. 9.500 posti, e siamo nelle condizioni di riportarli in tempo reale a quella dimensione lì. Sono state smontate le strutture provvisorie proprio perché dovevano andare negli ospedali Covid, e quindi stiamo andando in quella direzione. I macchinari ci sono. C'è stato, lo dico perché lei sa, mi occupo del Sud, c'è stato un problema in Campania. Noi in tempo reale abbiamo spedito 450 ventilatori in Campania quando si era determinata una situazione di eventuale sofferenza. Per Anche quanto adesso è in riguarda sofferenza la Campania. Gli operatori sanitari, noi abbiamo assunto in Italia in questi mesi 33.000 operatori sanitari tra medici e infermieri, e se ne serviranno ancora saremo disponibili a farlo. Diciamo, questo è il quadro dell'impegno che il governo sta mettendo sulla sanità. Poi io mi rendo conto che, diciamo, la situazione in questo momento torna ad essere allarmante. Cioè, noi eravamo proiettati Ecco, in una fase, diciamo, completamente diversa. Parlavamo di mi recovery, scusi, a che parlavamo di numero dobbiamo ripresa. arrivare? La interrompo solo per No, capire. A che guardi, numero io dobbiamo arrivare di nuovi non contagi? sono. Aspetti, per inasprire ulteriormente le misure, perché, ripeto, Durante la prima ondata noi ci aspetti, siamo mossi sulla base aspetti, aspetti, siamo nella seconda ondata. non dei contagi, ma delle terapie intensive, dell'indice di saturazione, cioè della capacità del sistema sanitario di offrire Ma sono cura ancora alle quelli che contano, persone. quelli della Sono prima quelli che, ondata? certo, sono ancora quelli, ma infatti i numeri delle terapie intensive non sono quelli paragonabili a quelli della prima ondata, anche perché la nostra capacità del sistema di anche prendersi cura di chi ha il Covid è fortemente migliorata. Quindi, diciamo, la situazione non è paragonabile a quella della prima Però ondata. rimane In ogni. la domanda sul MES. Sul MES rimane la domanda, Io le ho perché risposto, guardi quello No, che penso aspetti, no, al di là io. del fatto. Ma guardi, io le No, ma lei è rispondo. di una forza politica, ma io parlo al governo in generale.
Non No, è ma che lei ha parla una ragione, però parte. il governo è fatto anche di forze politiche, deve avere un voto dal Parlamento sul MES. Per quanto mi riguarda, il MES andava preso anche prima, cioè non il MES, la linea sanitaria di finanziamento del MES. Anzi, Mi per pare la verità, fondamentale. Sarebbe stata più conveniente prima di adesso, che i titoli di Stato invece infatti, hanno un rendimento molto più basso. Detto questo, vabbè. appunto, noi la inquadriamo nel tassello, come un tassello dei diversi strumenti che mette a disposizione l'Unione Europea. Senta, prima Detto di... questo, non Ascolti un attimo, perdiamo... Ministro. Io voglio Aspetti dire, che le voglio capisco... chiedere una cosa sulla scuola.